come se loro stessero domandando alla Luna il perché delle cose. Allora, 4 anni più tardi, nel 1830, Leopardi scrive Il canto notturno di un pastore errante dell'Asia, dove mette come personaggio protagonista il pastore che in realtà rappresenta l'uomo semplice ma saggio, cioè l'uomo che sta di fronte a quella che è la vera natura dell'uomo e che non censura la domanda e che quindi di fronte alla luna comprende che qualcuno deve pur conoscere la verità. Leopardi non è relativista. Leopardi dice che la verità c'è e la luna certo comprende il perché del tutto. La luna è una sorta di figura pontefice, cioè che fa da ponte tra la terra e il cielo. Ecco perché il pastore chiede alla luna, pone alla luna queste domande. Che fai tu, luna in ciel? Dimmi che fai, silenziosa luna. E poi ancora gli chiede a che tende la mia vita e a che tende il tuo viaggio che è infinito, la tua vita che è immortale. E poi ancora, a che tante facelle? Cosa fanno tutte quelle stelle in cielo? Leopardi 200 anni fa non sapeva che c'erano probabilmente 400 miliardi di galassie e ogni galassia ha probabilmente 400 miliardi di stelle. Cosa fanno tutte queste stelle nel cielo? Ma la realtà, il cielo stellato, provoca il pastore, lo provoca nel suo intimo, lo provoca nella domanda su chi sia l'uomo, su quale sia il destino dell'uomo e su quale sia il destino di tutto l'universo. Perché siamo nati e dove andiamo, dove tendiamo. È la realtà che mette a nudo quelle che sono le domande profonde che l'uomo ha in sé. Eppure questo pastore a un certo punto sembra quasi invidiare il gregge, questo gregge che può rimanere lì ore a far nulla e non sente questo pungolo. Attenzione che Leopardi non vorrebbe essere il gregge. Nel dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare, quando chiede al genio familiare se ci siano rimedi alla noia, il genio familiare gli risponde il sonno, basta stordirsi, l'oppio, la droga e il dolore. E Torquato Tasso, che rappresenta Leopardi, dice, in cambio di questi rimedi io preferisco annoiarmi tutta la vita. Quindi Leopardi non vuole essere gregge, però si rende conto che un punto, se c'è un punto di vantaggio del gregge, è quello di non sentire questo pungolo, questa tristezza. Ma il gregge non sono soltanto le bestie, il gregge sono tutti, siamo tutti noi. Quando scordiamo che la domanda di felicità esige una risposta che sia adeguata a questa domanda, quando scordiamo che noi abbiamo un animo che desidera l'infinito, allora diventiamo come quel gregge e ci dimentichiamo di quello che diceva Dante: considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Ci si può scordare di questa domanda infinita di felicità? Leopardi lo mette a tema. Lo mette a tema in un'operetta morale bellissima, che è il dialogo di Malambruno e di Farfarello, è una sorta di Faust in formato tascabile. Tutti conoscono la storia del Faust di Goethe, dove Faust desidera la felicità, la vuole adesso, la vuole qui e ora, vuole poter dire fermati, o sole, perché adesso sono felice. E il Faust di Goethe quindi cerca questa felicità, non trovandola, ecco che Mefistofele lo tenta. Bene, la situazione dell'operetta morale di Leopardi è molto simile, perché Malambruno, che è una sorta di Faust, desidera la felicità ed ecco che convoca addirittura le potenze del male e davanti gli appare non Belzebù, ma Farfarello, che è un piccolo demone.
E qui si vede quello che è lo spirito di Leopardi e che ad esempio dal film non è molto emerso. Leopardi ha una comicità, una capacità di ironia che è incredibile. Malambruno chiede a Farfarello: rendimi felice. Ma Farfarello risponde: è impossibile. Come è impossibile? È impossibile perché tu sei un demonio che non vale nulla. Eh no, gli risponde Farfarello, anche se convocassimo Belzebù in persona, questo sarebbe impossibile. E allora Malambruno chiede: almeno toglimi l'infelicità, cioè il pungolo, questa insoddisfazione, questa tristezza che io provo. E Farfarello gli dice: è impossibile anche questo, a meno che tu non smetta di amarti sommamente. Possiamo noi dimenticarci della domanda di felicità infinita? Sì, e probabilmente lo facciamo spesso durante la giornata, quando riduciamo quello che ci attendiamo dalla vita, quando riduciamo quello che ci attendiamo dalla scuola. E allora si va a scuola al ragazzo semplicemente perché si deve conseguire un voto, e il docente semplicemente perché deve insegnare. O quando si è al lavoro e dal lavoro ci aspettiamo semplicemente che arrivi la fine della giornata. Bene, Leopardi ci sta insegnando che in quel momento noi stiamo riducendo l'amore per noi stessi. Perché se ci amiamo sommamente, manteniamo desta questa domanda. Allora anche questa operetta morale la leggerei in parte perché cogliamo quella che io ho chiamato ironia e che è documentata, attenzione, non soltanto dalla prosa e dalla scrittura, ma è documentata anche dal parlare di Leopardi, che non era un gran parlatore. Il padre, Monaldo Leopardi, era affabile, era uno che parlava sempre, era un gran chiacchierone. Quando morirà, molti decenni dopo Giacomo Leopardi, ha detto ai figli che erano lì presso di lui: io voglio mostrarvi come si muore parlando, si muore in un certo senso mostrando che non si ha paura della morte. Insomma, mica male però, come atteggiamento, anche perché è stato scritto di tutto di più su Monaldo, eppure è un personaggio che probabilmente andrebbe studiato e indagato in un certo modo. Bene, Giacomo Leopardi non parlava tanto, però quando parlava aveva anche una piacevolezza, anche nei toni, e non aveva toni soltanto di sarcasmo. Allora, noi troviamo la bellissima operetta morale Dialogo di Malambruno e di Farfarello, che appartiene alle operette morali di Leopardi, a pagina 5. Malambruno chiede: fammi felice per un momento di tempo, anche soltanto per un istante. Ma questa è la questione per Leopardi. Leopardi non vuole la felicità al passato o al futuro, vuole sperimentare la felicità nell'Iket Nunc, qui e ora. Io devo poter dire: sono felice, perché se la felicità è tale, io devo poterla provare adesso. Farfarello risponde: non posso. Come non puoi? Ti giuro, in coscienza, che non posso. Ma sentite che piacevolezza, ma un demonio che giura in coscienza. In coscienza di demonio da bene? Sì, certo. Fa conto che vi sia dei diavoli da bene, come vede gli uomini. Ma tu fa conto che io ti appicco qui per la coda a una di queste travi, se tu non mi obbedisci subito senza più parole. E Farfarello dice: tu mi puoi meglio ammazzare che io non io contentarti di quello che tu domandi. Malambruno: dunque ritorna tu col malanno e venga Belzebù in persona. Se anche viene Belzebù con tutta la giudecca e tutte le bolge, non potrà farti felice né te né gli altri della tua specie più che abbia potuto io. E Malambruno: neanche per un momento solo. Farfarello: tanto è possibile per un momento, anzi per la metà di un momento e per la millesima parte quanto per tutta la vita. E allora Malambruno incalza: ma non potendo farmi felice in nessuna maniera,
Ti basta l'animo almeno di liberarmi dall'infelicità? E Farfarello, se tu puoi fare di non amarti supremamente. Bellissimo. Qui Leopardi sta dicendo che se noi non desideriamo la felicità infinita, non ci amiamo supremamente. Siamo nell'anno 1824 in cui Leopardi sarebbe passato dal pessimismo storico al pessimismo cosmico, e quindi è soltanto tutto negativo. Ma è più giusta la parola realismo sull'animo dell'uomo o la parola pessimismo? Leopardi ha il coraggio di dire com'è l'animo dell'uomo. Attenzione, non abbiamo ancora parlato di risposte, perché in questo percorso parleremo delle risposte che Leopardi vede degli uomini la prossima volta e di quelle che sono le strade per lui più belle. Però qui già mette in luce un profondo realismo nell'indagine sull'animo dell'uomo. Farfarello, se tu puoi fare di non amarti supremamente, codesto lo potrò dopo morto. Voglio smettere di amarmi soltanto dopo la morte, ma in vita voglio amarmi supremamente. Questo era il desiderio. Leopardi poi riusciva a mantenere questa domanda così desta? No, come tutti noi, perché evidentemente spesso recediamo da questa domanda. E spesso magari anche la produzione di Leopardi, ad esempio la Ginestra, che è considerata il testamento spirituale di Leopardi, per me non è il testamento spirituale, ma documenta lui che recede dalla domanda infinita. Quindi lui, come tutti noi, recediamo da questa domanda, ma il suo desiderio qual è? Quello di mantenere l'amore per sé e la domanda di infinito sempre. Farfarello, ma in vita non lo può nessun animale, perché la vostra natura vi comporterebbe prima qualunque altra cosa che questa. Così è. E Farfarello, dunque, amandoti necessariamente del maggior amore che tu sei capace, necessariamente desideri il più che puoi la felicità propria, e non potendo mai di gran lunga essere soddisfatto di questo tuo desiderio, che è sommo, resta che tu non possi fuggire per nessun verso di non essere infelice. Vi voglio leggere quella che è la definizione di noia dai pensieri, a pagina 2. La noia è in qualche modo il più sublime dei sentimenti umani. Il non poter essere soddisfatto da alcuna cosa terrena, né, per dir così, dalla terra intera. E spesso quando noi siamo tristi censuriamo la tristezza. E Leopardi invece ci dice no, questo è un segno di grandezza dell'animo dell'uomo. Pensate come anche tra la gioventù venga spesso soffita questa tristezza, questa domanda. Considerare l'ampiezza inestimabile dello spazio, il numero e l'amore meravigliosa dei mondi, e trovare che tutto è poco e piccino alla capacità dell'animo proprio. Immaginarsi il numero dei mondi infinito e l'universo infinito, e sentire che l'animo umano, il desiderio nostro, sarebbe ancora più grande che si fatto universo, e sempre accusare le cose di insufficienza e di nullità. Diamo la colpa alle cose e non capiamo che invece è il nostro animo che desidera di più, e patire mancamento e vuoto e però, che vuol dire perciò, noia, pare a me il maggior segno di grandezza e nobiltà che si legga della natura umana. E a pagina 4 ho fatto un brevissimo estratto di centinaia di pagine di Leopardi che nello Zibaldone parlano della felicità. Lo Zibaldone andrebbe letto tutto, è meraviglioso. Sono centinaia di pagine, io qui ho riportato pochissimo, però quello che ho riportato basta a sfatare la Vulgata su Leopardi. E quello che ho riportato, di nuovo, io non l'ho trovato assolutamente neanche sotteso dal film, e me ne dispiace. L'anima umana, e così tutti gli esseri viventi, desidera sempre, essenzialmente, e mira unicamente, anche quando cerchiamo altro, al fondo, anche nello sballo del sabato sera, al fondo, l'uomo desidera unicamente, benché sotto mille aspetti, al piacere, ossia alla felicità.
Leopardi è figlio della sua epoca, ha studiato i filosofi sensisti del Settecento, est percipi, Berkeley, no? Essere, essere percepito, il sensismo, cioè noi percepiamo attraverso i sensi, e quindi piacere, lui dice, è uguale a felicità. Sta parlando di piacere, quando usa piacere parla di felicità, non lo intende come lo intendiamo noi piacere. L'uomo tende alla felicità, tende al piacere, intende alla soddisfazione, mentre noi abbiamo, quando parliamo di piacere, abbiamo ormai in questi decenni un'accezione abbastanza negativa, la soddisfazione. Noi vogliamo essere contenti nella vita, tendiamo sempre a quello. Questo desiderio e questa tendenza non ha limiti, perché è ingenita o congenita con l'esistenza, e perciò non può avere fine in questo o quel piacere, che non può essere infinito, ma solamente termina con la vita. Se tu desideri un cavallo, ti pare di desiderarlo come cavallo e come un tal piacere, ma infatti lo desideri come un piacere astratto e limitato. Quando giungi a possedere il cavallo, trovi un piacere necessariamente circoscritto e senti un vuoto nell'anima, perché quel desiderio che tu avevi effettivamente non resta vago. Mi viene in mente quando le mie bimbe hanno aperto i regali di Natale, ne sono arrivati tantissimi. Più ne arrivano, quanta gioia nell'attesa, quanta gioia nell'aprire i regali, quando hanno aperto l'ultimo regalo, con la convinzione che la felicità fosse tutta lì, poi si sente questo senso di vuoto, di patimento, e non era questo, non è questo, non siamo fatti per questo. Leopardi poi dice, molte pagine distanti, la perfezione della ragione, cioè la ragione umana è piena non quando misura tutto e pensa di capire tutto, e qui lui se la prende con la ragione illuministica, con la ragione moderna, esiste soltanto quello che noi comprendiamo. Invece lui dice, la perfezione della ragione consiste in conoscere la sua propria insufficienza a felicitarci. Quando è che la ragione è piena? Quando comprende che l'uomo da solo la felicità non se la può dare. Nessuno potrebbe affermare che da solo si può dare la felicità, e la ragione quando coglie questo inizia a essere piena. E poi dice, l'uomo corrotto non poteva essere perfezionato né felicitato se non dalla rivelazione. Sta parlando di rivelazione cristiana, che intuizione, ossia dalla religione. L'esperienza conferma che l'uomo, quale è ridotto, non può essere felice sodamente, cioè veramente, se non in uno stato ma veramente religioso. Insomma, a Leopardi non va bene la religiosità di Adelaide. Adelaide ha perso dei figli e lei andava predicando in casa che era contenta che i figli morissero piccoli, perché così andavano in paradiso e non potevano peccare. E Leopardi scrive nelle lettere, nello Zibaldone, io di un cristianesimo come quello che ho conosciuto da mia mamma non so cosa farmene. Quindi Leopardi a un certo punto prenderà le distanze da questo tipo di cristianesimo, che è il cristianesimo del meglio non vivere perché la vita è peccato. Questo è il cristianesimo che lui in casa ha incontrato da parte della madre Adelaide. Il padre non era uguale alla madre, erano, scriverà Monaldo, nella lettera che poi comporrà morto Giacomo, che lui e Adelaide erano quanto di più diverso la natura potesse mettere assieme. Quindi lui era un tipo molto affettuoso, la madre era una persona freddissima, potremmo andare avanti con le differenze tra le due persone. Ecco, ci vuole una condizione che sia veramente religiosa, dice lui. Tutto è e può essere contento di se stesso, eccetto l'uomo. Il che mostra che la sua esistenza non si limita a questo mondo come quella delle altre cose. Noi uomini siamo miseri, miseri vuol dire infelici, inevitabilmente ed essenzialmente per natura nostra, cosa la quale dimostra che la nostra esistenza non è finita dentro questo spazio temporale come quello dei conti. Una delle grandi prove della immortalità dell'anima è la infelicità dell'uomo paragonato alle bestie che sono felici o quasi felici. Allora, io so bene che ci sono pagine che qualche anno dopo Leopardi compone in cui arriva al materialismo e arriva a dire che l'uomo non sopravvive,
Però ci sono pagine in cui Leopardi, con genialità e grandi intuizioni, invece coglie l'essenza dell'uomo e coglie anche quella che è la questione dell'uomo. Tra l'altro, la cosa interessante è che le pagine positive, le pagine con le grandi intuizioni, non le cogliamo soltanto nel Leopardi giovanissimo, perché allora i critici potrebbero dire che Leopardi la pensava così prima, poi no, no, non è vero. Perché Leopardi è sempre caratterizzato dal desiderio e dalla domanda e poi dalla delusione. Però poi riparte, riparte come un pendolo. Ciò che dà consistenza alle cose è solo la persuasione di un'altra vita. Anche questa è un'intuizione geniale. Che cosa può dare consistenza alle cose? Solo la persuasione di un'altra vita, perché sennò tutto fugge. Ma questa, la religione, la fede ci deve persuadere. Dunque bisogna che la religione ci persuada. Ni una cosa, niente, maggiormente dimostra la grandezza e la potenza dell'umano intelletto, né l'altezza e la nobiltà dell'uomo, che il potere l'uomo conoscere e interamente comprendere e fortemente sentire la sua piccolezza. Cioè l'uomo coglie la propria piccolezza in confronto all'infinito, ma nel contempo ha un cuore, un animo che desidera l'infinito. E l'uomo, dice Leopardi, è l'unico punto del creato che ha questa coscienza. Quindi potremmo anche dire che l'uomo è l'autocoscienza del creato. Questa è la grandezza dell'uomo. Pascal, che è filosofo che Leopardi ama, ha parlato di canna pensante. L'uomo è come una canna, è fragile, pensante. Arriva a cogliere l'infinito e a desiderare l'infinito, gli altri esseri viventi no. Allora, tutto questo percorso sull'animo dell'uomo, secondo me è interessante metterlo a confronto con altri grandi personaggi che parlino dell'animo umano e del desiderio di felicità, per capire se Leopardi è proprio così dissonante, ad esempio, da Manzoni. Perché capite, nel 1827, quando Leopardi incontra Manzoni, Manzoni è esaltato da tanti, perché è presentato come uno che comunque è romantico, come uno che crede, come uno che è spiritualista, questa è la visione del tempo. Mentre Leopardi è presentato come il pessimista. C'è una differenza così abissale tra i due? Oppure sull'uomo, sull'animo dell'uomo anche Manzoni la pensa in maniera simile a Leopardi? Bene, vi voglio ricordare semplicemente l'immagine che concludeva i Promessi Sposi. L'anno scorso abbiamo studiato i percorsi di Promessi Sposi, abbiamo visto tutta la conclusione, per cui non la racconto di nuovo. Ma voglio, vi invito, chi per caso non fosse stato presente, ad andare a leggere il capitolo 38esimo dei Promessi Sposi e andare a vedere tutto quello che accade dopo il matrimonio di Renzo e Lucia. Perché i Promessi Sposi non sono conclusi con il matrimonio, ma proseguono. Bene, dopo il matrimonio di Renzo e Lucia, Manzoni utilizza un'immagine che è stata creata dall'anonimo, secondo lui, secondo la tradizione letteraria. E dice che l'uomo è come un infermo. In realtà questa immagine dell'inferno è un'immagine dantesca. È l'immagine che Manzoni ha prelevato dal canto sesto del Purgatorio e che poi Thomas Mann riprenderà. Un'immagine che attraversa la letteratura europea, da Dante a Manzoni a Thomas Mann. Allora, questo uomo è come un infermo che è nel proprio letto e si gira nel proprio letto e si rende conto che il letto degli altri è più comodo del proprio. E quindi vorrebbe cambiare letto, perché il nostro letto, la nostra condizione esistenziale, la vediamo come inadeguata. Noi vorremmo di più, gli altri sono più fortunati di noi. Quante volte invidiamo gli altri perché pensiamo che gli altri hanno qualcosa che noi non abbiamo, sono più contenti, più felici. E allora questo infermo cerca di cambiare letto finché non riesce a cambiare letto. E quando cambia letto si rende conto che il letto altrui è pieno di lische, di bernoccoli ed è ancora più fastidioso
del proprio, si stava meglio prima, allora fa di tutto per ritornare nel letto precedente. Questa immagine è di Manzoni. Manzoni sta dicendo che l'uomo ha dentro di sé una sorta di tristezza, di insoddisfazione, di una pienezza, di un compimento che cerca sempre di raggiungere. E se andate a rileggere quello che accade a Renzo nel primo paese, dove si trasferisce nel secondo paese, le cose non vanno così bene, anzi, Manzoni sull'animo dell'uomo la pensa uguale a Leopardi. Ma un altro testo su cui poi torneremo l'ultima serata è il Miguel Magnara di Oscar Miloz. Oscar Miloz racconta la storia del Don Giovanni come gli altri non l'hanno raccontata, nel senso che nella tradizione del Don Giovanni si è sempre parlato da Tirso da Molina fino a Molière, fino a Mozart, fino a Hoffmann, si è sempre parlato del Don Giovanni fino a 30 anni, quel personaggio libertino che è sfrontato anche nei confronti della divinità, si è sempre parlato di una persona che continuava a cambiare donne. E invece vedremo che Oscar Miloz ci racconta la vicenda di Miguel Magnara, personaggio che davvero è esistito a Siviglia, e ce la racconta ma dai 30 anni in poi. Bene, io vi voglio soltanto ricordare il primo quadro del Miguel Magnara, laddove Miguel Magnara ha 30 anni ed è in compagnia degli amici, e gli amici lo guardano come provando invidia per lui, perché lui ha tutte le donne che vuole, e lui dice: ma voi non mi capite, io sono infelice, io cambio donna soltanto perché sono alla ricerca di una felicità e non l'ho trovata, quindi io sono triste, sto cercando qualcosa che possa colmare questo abisso di vita. Espressione bellissima. L'animo umano per Oscar Miloz è un abisso di vita. Quando Leopardi parla di entusiasmo, capacità di infinito, per Oscar Miloz è l'abisso di vita, il desiderio di vita che abbiamo, di assaporare tutto. Sentite questa frase bellissima, pagina 5. Ho trascinato l'amore nel piacere. Sta parlando Miguel Magnara agli amici che lo invidiano. Cioè, l'amore per me è diventato semplicemente piacere, piacere fisico, e nel fango, e nella morte, fui traditore, bestemmiatore, carnefice. Ho compiuto tutto quello che può fare un povero diavolo d'uomo. E vedete, ho servito Venere con rabbia, poi con malizia e disgusto. Oggi le torcerei il collo sbadigliando, mi ha annoiato. L'amore inteso come piacere fisico, tutte le donne che ho cambiato. Adesso io torcerei il collo a questa vita che ho fatto, sbadigliando. Non mi ha dato quella felicità che io mi attendevo. Ho sofferto, sofferto molto. L'angoscia mi ha fatto cenno. La gelosia mi ha parlato all'orecchio. La pietà mi ha preso la gola. Anzi, furono questi i meno bugiardi dei miei piaceri. Come colmarlo, questo abisso di vita? Che fare? Perché il desiderio è sempre lì, più forte, più folle che mai. È come un incendio marino che avventi la sua fiamma nel più profondo del nero nulla universale. È un desiderio di colmare le infinite possibilità. E Albert Camus, premio Nobel, autore conosciuto normalmente come autore esistenzialista, scrive nell'opera teatrale Caligola che l'uomo desidera l'impossibile, l'uomo è fatto per la luna. C'è Caligola, che è l'imperatore romano, quello che ha governato dal 37 al 41, che sta parlando con Elicone. Elicone è il servitore, gli sta dicendo: guarda che c'è una congiura che ti vuole uccidere. Ma Elicone non riesce a distrarre Caligola da quello che è il suo vero desiderio. Caligola sta pensando alla felicità infinita, lui vuole la luna, perché la luna, se è stata toccata una volta, se l'impossibile l'hai provato una volta, vuol dire che lo puoi provare altre volte.
E allora dice a l'icone, che si muore, io lo so che si deve morire, ma la felicità devo cercarla adesso. Che c'è, dice l'icone, voglio la luna, per farne che? È una cosa che non ho, è imperatore a tutto, la luna non ce l'ho. Vedete che rilettura diversa del personaggio Caligola, è un pazzo, ma Iper Camus non è il pazzo storicamente documentato da Tacito, da altri, ma è quel pazzo che in realtà vuole tutto, perché dalla vita bisogna disperare tutto. Bene, cercherò di procurarmela. Come vedi, non chiedo mica l'impossibile. Certo, farò del mio meglio, ma prima devo dirti qualcosa di importante. Caligola non lo sta ascoltando. Tieni presente che l'ho già avuta la luna. Chi? La luna? Sì, certo, ma lo sai che c'è una congiura per ucciderti? Che è come dire, ma sai che si muore, la vita passa, allora non devi pensare alla felicità. E l'altro dice, no, devo pensare alla felicità. Sì, certo, ma lo sai che c'è una congiura per ucciderti? Io l'ho avuta completamente, soltanto 2 o 3 volte, è vero, ma insomma sì, l'ho avuta. Io voglio soltanto la luna, l'icona. So bene in che modo morirò. Non ho ancora esaurito tutto ciò che può alimentare la mia vita, perciò voglio la luna. Se qualcuno ti portasse la luna, e qui sta parlando con se stesso, sarebbe tutto diverso, non è così? L'impossibile diventerebbe possibile e qualsiasi cosa cambierebbe. E allora, se noi andiamo a leggere il libro di Coelho, vediamo come la posizione di Leopardi è molto simile alla posizione che è documentata nel libro di Coelho, la percezione che le cose sono vanità di vanità, non possono soddisfare il nostro desiderio. Non è pessimismo, ma è un dato di realtà, di realismo, potremmo dire, no? Coelho dice.